Ciao amici, ciao amiche, ecco qui la nuova intervista che abbiamo fatto con Marissa, è venuta molto bene, è interessantissima. Io qui ho messo soltanto i primi 5 minuti, ma se potete per favore entrate nella pagina e commentate queste interviste e tutte le altre, tutti i video che ho fatto, in modo di far conoscere il nostro pensiero a più persone possibili. Vi amo da sempre. Action dal vostro Morissà, buongiorno a tutti amici. Oggi sono con l'amico fratello Maurizio Fedeli. Ciao carissimo, come stai? Si combatte, come giustamente dici tu. carissimo, sono molto contento di poter parlare con te. No, è sempre un piacere parlare con te, Maurizio. Oggi parleremo di alieni perché le domande sono tante. Tu devi sapere che ieri era a cena e dice, parlavamo anche di te e diceva, guarda che a volte, io ho fatto questa premessa, ho detto, magari a volte gli alieni usano anche noi per acculturare le persone e alcuni sono in mezzo a noi. E alcuni mi hanno chiesto, ma non è che Maurizio Fedeli, anche Maurizio è un alieno? Ho detto questo. Non lo so, però a volte avvengono delle cose, un tipo di conoscenza che può arrivare da loro. Cosa ne pensi a quegli utenti che mi fanno questa domanda? Dunque, è chiaro che ci sono vari tipi di alieni, eh. Ci sono quelli che ci stanno mettendo sotto una dittatura, anche se lo fanno in un modo molto indiretto, lo fanno attraverso dei terrestri che sono corrotti. Dei terrestri che per modo di dire sono invisibili, nel senso che non li vedrai mai in TV, ma non è che sono invisibili, inteso che, non si, che sono invisibili, che non si fanno vedere. Sì. Sono quelli, quella fascetta intermedia tra il triangolo superiore, dove ci sono gli alieni veri e propri, e poi la piramide sotto, dove ci sono i presidenti, i governi, i servizi segreti, insomma tutte queste cose, il vero comando, però tra questa fascetta ci sono questi invisibili. Quindi gli alieni ci dominano in questo sistema. Chiaramente non si fanno vedere perché non è che siano stupidi, nel senso che se uno capisce che ci sono loro, dice, allora ecco da dove viene tutto questo. Ma quello che ci succede è talmente ben orchestrato che non lo possiamo attribuire a due o tre capi di Stato, due o tre Certo. super ricchi del mondo. È troppo organizzato bene perché all'unisono domina il tutto. E c'è Sono una trasformazione totale. immortali, sono d'accordo con te, perché queste cose le puoi fare solo quando è una tecnologia superiore. Bravissimo, e quanto vivi decine di migliaia di anni? Perché questi loro progetti, per esempio, no? Parlando un po' con le persone che mi seguono, stavamo parlando se possiamo affidarci ai documenti desecretati della CIA e di altri servizi segreti. Io ho detto no, ma assolutamente no, perché la CIA si prepara a quello che ci dicono oggi, 50 anni fa, nel Verissimo. senso che noi poi ce le beviamo come cose vere, perché ingenuamente pensiamo, ah, vedi, hanno desecretato. No, ma queste cose che loro già sanno che avrebbero desecretato dopo 50 anni. Quindi noi veniamo manipolati anche con questo tipo di informazione e chi è della CIA logicamente non è che vive 10.000 anni, 20.000, 30.000 anni, eppure loro già lo fanno in piccolo, ma lo fanno. Mentre gli alieni, che hanno decine di migliaia di anni da vivere, per loro questo progetto, per esempio, gli ultimi, da quando è nata la scrittura, no? 4.500 anni fa, così si dice, o anche se forse di più, qualcuno dice di più. Si parla di un riinizio del mondo 12.900 anni fa, quando c'è stato tutto un cambiamento molto grande, una catastrofe. Sì. Certo. Ammettiamo che abbiano cominciato lì, ma loro c'erano già da prima della catastrofe, quindi loro hanno avuto tutto il tempo addirittura di scrivere le tavolette sumere, che poi noi ci saremmo bevuti come verità. Quando poi le avremmo trovate, perché loro sono organizzatissimi, già prevedono quello che succede dopo, cioè Ma stanno migliaia di anni avanti a noi da questo punto di vista. infatti sono d'accordo con te, io ne parlavo nel TG l'altro giorno, dicevo proprio questo. Tu una persona, ci sono persone che hanno già tutto, quindi non le puoi corrompere col denaro perché hanno già tutto. Ma io penso che a certi livelli politici, a questi qua, all'elite, parlo a quelli più alti, tipo Elkann, Agnelli, cosa,
li corrompono. E mi ricordo il professor Malanga fece una puntata su questo. Dice che prima di morire certi personaggi vanno sempre in America. Cioè, come se, che ne so, vuoi corrompere gli agnelli per portare un piano, allora gli offri l'immortalità, o se non l'immortalità, gli offri 500 anni di vita. Perché io penso che sia l'unica cosa che puoi utilizzare per tentare, perché se uno è già ricco, cioè, voglio dire, se tu stai bene, non ti posso corrompere col denaro. Allora ti devo corrompere e ti Esatto. dico: ciao Maurizio, ti do 500 anni. Perché questi piani sono Esatto. talmente ben prestabiliti, come dici tu, che non lo puoi fare un avvocato normale che vive 50 anni, non può farlo. Ci deve essere una regia, e la regia, come dicevi tu, stanno sopra, nella parte superiore della piramide, che è questa razza aliena. Sì.